aggiornamento e mi rendo conto che ogni volta che faccio un aggiornamento sono praticamente svaccata sul divano. Molto bene. Comunque, sì, stamattina sono andata in libreria, ma sono stata bravissima. Ho solo guardato, non ho comprato nulla per me. Ho dovuto prendere un dizionario per Leonardo, perché sì, in quarta elementare la maestra vuole un vocabolario per ogni bambino in classe. E vabbè. E quindi sono, ahimè, dovuta andare in libreria, però appunto io non ho comprato nulla, ho solo guardato. Sono stata bravissima. Sto andando avanti con Falce, sono arrivata a pagina 170 e continuerò anche adesso. E niente, si stanno avvicinando le ferie, oh mio Dio! Non so ancora che cosa farò in questi 15 giorni che avrò a disposizione, perché fondamentalmente non posso prendermi giorni di vacanza, proprio perché comunque Leonardo andando a scuola, cioè dove vuoi che io vada, ecco. Però faccio conto di provare a rilassarmi e a leggere, non lo so, fare delle passeggiate. Proprio bisogno di cambiare, di fare qualcosa di diverso. Vedremo cosa succederà in questi 15 giorni che si stanno avvicinando, sempre se ovviamente me li lasceranno, perché finché non vedo scritto la parola ferie sui miei orari non sono molto convinta. Bene, al prossimo aggiornamento, ciao! Aggiornamento nonché primo giorno di ferie. Devo dire che per essere il primo giorno di ferie è iniziato proprio così. Leonardo, ovviamente sapendo che ero in ferie, ha iniziato a piangere perché non voleva andare a scuola e oh, mal di pancia. Io che fondamentalmente sono una cogliona e lo resterò probabilmente tutta la vita, cosa ho fatto? Ho pianto con lui e l'ho tenuto a casa. Lo so, avrei dovuto stringere i denti e mandarlo anche a pedate nel sedere, ma chi è mamma probabilmente saprà che non è sempre così facile, quindi poi ho un po' l'umore sotto i piedi, l'ottimismo anche quello, e quindi vi sono fatta fregare, sì. Però fra poco devo chiamare una personcina speciale, quindi speriamo di tirarci un po' su. Bene, ho appena finito di chiacchierare con Valentina, volevo ringraziarla pubblicamente e grazie per i consigli, per la chiacchierata, e basta, ti voglio bene. E intanto il cielo qua si è fatto grigio e Leonardo sta giocando lì. Dovrei portarlo a casa forse. Thank you.
Momento aggiornamento, perché sì, stavo stirando e sì, e stavo anche ballando. E poi però mi sono detta, ma perché anziché guardare video di canzoni, non metto su Netflix e provo a guardarmi un film o una serie? E ho trovato una cosa molto 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 carina che voglio mostrare. Dunque, Confessioni di una ragazza invisibile è sostanzialmente la storia di Tetè, una ragazzina che viene emarginata perché un po' sfigatella, insomma. Però fortunatamente all'interno della nuova classe dove si trova, incontra due ragazzi molto molto particolari, entrambi emarginati come lei per motivi differenti. Uno è una sorta di nerd, un secchione. E l'altro invece è gay, quindi già con questo si può capire gli argomenti trattati. A volte Tetè mi ricorda la mia infanzia, quando praticamente mi facevano un po' di scherzi, che ad oggi sarebbero visti come atti di bullismo, ai tempi invece erano ragazzate. E vabbè, insomma, le ho superate, sono diventata grande, insomma, non in altezza, ma sono invecchiata lo stesso. Invece, per quanto riguarda il fronte letture, con Falce sto andando avanti e ho superato le 200 pagine, insomma, ho superato la metà. Quindi c'è speranza nel prossimo vlog di saperne di più. Devo dire che mi piace davvero molto e no, non voglio dirti altro. Perché mi riservo per quando l'avrò finito. Però per adesso è un libro che secondo me merita. Quindi adesso torno a stirare e torno a guardare Confessioni di una ragazza invisibile. Io ti saluto, ti mando un enorme, enorme bacione e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!